Svolgiamo questo lungo problema che si articola in parecchie domande. Ogni tanto ho lasciato dei puntini di sospensione perché c'è da ampliare il discorso. Vediamo in che senso. Leggiamo la prima domanda. Calcola quale potenziale va portata una sfera di metallo di raggio 5 cm affinché acquisti una carica con densità superficiale di meno 1,8 nanocoulomb su centimetro quadrato. I puntini stanno a indicare che sarebbe meglio dire a quale potenziale va portata la superficie di una sfera di metallo. Proseguiamo con le domande. Calcola la capacità elettrica della sfera di metallo. Calcola la velocità massima raggiunta da un elettrone respinto dalla sfera se parte da fermo da 2 cm di distanza dalla superficie della sfera. Disegna i grafici del potenziale, puntini di chi? Potenziale generato dalla sfera di metallo nello spazio circostante. E dell'energia potenziale di chi? Dell'elettrone che si muove nello spazio intorno alla sfera dove si trova il potenziale. Calcola il lavoro di chi? Della forza elettrostatica sull'elettrone. Se l'elettrone, sempre da 2 cm di distanza, venisse lanciato contro la sfera con questa energia cinetica iniziale, riuscirebbe a raggiungere la superficie o no? Se sì, con quale velocità urterebbe? Se no, a quale distanza dalla superficie si fermerebbe? Provate a fermare qui il video, fate pausa, provate a risolvere da soli. Poi magari guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento, la sfera metallica carica negativamente, con questa densità di carica, meno 1,8 nanocoulomb su ogni centimetro quadrato di superficie. La prima domanda è a quale potenziale si trova la superficie della sfera? La sfera la immaginiamo collegata ad un alimentatore che le dà un potenziale negativo, che chiamiamo V superficiale o VA. Dal momento che ho indicato con A un punto qualsiasi sulla superficie della sfera, sappiamo che la superficie si trova tutta allo stesso potenziale. Sappiamo anche che il potenziale generato da una sfera nello spazio circostante si calcola con questa formula, dove Q è la carica sulla sfera e R è la distanza dal centro. Questa formula vale soltanto per il potenziale generato dalle sfere o dalle cariche puntiformi. E vediamo che diminuisce il valore del potenziale con l'aumentare della distanza dal centro della sfera. Questo potenziale ha l'andamento di un ramo di iperbole, in questo caso è un valore negativo perché la sfera ha una carica negativa. Quindi Q è negativa, di conseguenza anche il potenziale lo è. Una sfera negativa genera intorno a sé nello spazio un potenziale negativo che, allontanandosi all'infinito, per R che va all'infinito, questo potenziale diventa zero. Come infatti si vede dalla forma del grafico del potenziale, allontanandosi all'infinito si schiaccia sull'asse orizzontale, quindi V infinito uguale a zero. Noi vogliamo il valore del potenziale calcolato nel punto A, cioè sulla superficie della sfera, e questo valore, qui c'è la superficie della sfera, questo valore è la nostra incognita, VA oppure V superficiale. Per calcolarlo basta sostituire a R il valore del raggio della sfera, cioè RA. E poi potremmo calcolare appunto VA ponendo appunto la distanza dal centro pari al raggio della sfera a 5 cm, però non conosciamo ancora la carica sulla sfera, ma conosciamo la densità di carica, che è meno 1,8 nanocoulomb al centimetro quadrato. Per calcolare l'intera carica basterà moltiplicare per quanti centimetri quadrati è la superficie della sfera, quindi la formula inversa della densità di carica, che la formula diretta è la carica diviso la superficie, in questo caso della sfera, la formula inversa è sigma per S. Quindi moltiplichiamo questa densità di carica superficiale negativa per la superficie della sfera che si calcola 4π con raggio al quadrato. Il calcolo ci porta immediatamente meno 45 nanocoulomb. Questa è la carica negativa della sfera che andiamo a sostituire al posto di Q, e così troviamo questo potenziale superficiale negativo che vale meno 8,10 kV, cioè un po' più di meno 8.000 volt, che è un valore che in laboratorio si riesce abbastanza facilmente a raggiungere disponendo di alimentatori di alta tensione che arrivano ad alcune migliaia di volt. L'unità di misura è volt perché dopo le semplificazioni rimane newton per metro su coulomb. Ma newton per metro è joule, basta ricordare il lavoro, forza per spostamento, quindi joule diviso coulomb è volt. Come spesso accade, poi le potenze del 10 si semplificano, 10 alla 9, 10 alla meno 9, e rimane un 10 alla terza che viene fuori dai calcoli.
Quindi abbiamo risposto alla prima domanda, la sfera di metallo va collegata con un alimentatore a meno 8,1 kV di potenziale. Calcola la capacità elettrica della sfera. Possiamo applicare direttamente la definizione di capacità elettrica, cioè la carica che si dispone sulla sfera diviso il potenziale a cui si porta la sua superficie. Abbiamo entrambe, la carica sulla sfera e il potenziale della superficie, sono valori negativi, il risultato è 5,5 periodico picofarad, valore ragionevole perché una sfera di 5 cm sappiamo che ha una capacità di alcuni picofarad, pico 10 alla meno 12. Lo stesso risultato lo potevamo ottenere ricordando che la capacità di una sfera si può calcolare anche con la formula R diviso K0, cioè il raggio della sfera diviso la costante dell'elettrostatica. Qui c'è una breve dimostrazione che fa uso della definizione Q diviso il valore V superficiale, del potenziale superficiale che abbiamo calcolato prima, K0Q su R, la carica della sfera si semplifica, R torna al numeratore e il risultato, quando andiamo a sostituire il raggio e la costante dell'elettrostatica, porta 5,5 periodico picofarad come prima. Torna anche l'unità di misura perché questo coulomb lo possiamo scrivere coulomb per coulomb. Uno dei due coulomb lo portiamo qua sotto, quindi abbiamo coulomb diviso joule su coulomb, coulomb su volt. Quindi otteniamo la stessa cosa di prima, coulomb su volt. Ricordiamo anche che è intuitivo che la capacità di una sfera sia proporzionale al suo raggio, perché più è grande la sfera e più facilmente accoglie le cariche sulla sua superficie, vuol dire più facilmente che mantiene basso il livello del suo potenziale. Per esempio, una sfera di raggio doppio di questa, per ospitare gli stessi 45 nanocoulomb, avrà bisogno di un potenziale più basso, non più 8,1 kV, negativi in questo caso, ma la metà. La sfera infatti si comporta come un recipiente, la sfera di raggio doppio è come un recipiente di larghezza doppia. Quindi la stessa quantità d'acqua, cioè 45 nanocoulomb, la carica elettrica, la stessa quantità d'acqua, si dispone a un livello, cioè il potenziale superficiale a un livello più basso. Se la capacità del recipiente è doppia, la stessa quantità d'acqua, 45 diciamo nanocoulomb, si dispone a un livello che è la metà di prima, non più 8 kV ma 4. E così abbiamo risposto al primo blocco di domande che riguardano soltanto la sfera.